Doha, campionati del mondo. 2000 atleti si sfidano in 10 entusiasmanti giorni di gare. Con tutto quel macello c'è il rischio di perdersi qualcosa? Beh, non vi preoccupate ragazzi, perché questa è una guida completa. Giorno per giorno andremo a vedere l'orario, gli azzurri presenti e le aspettative. Oggi è il 5 ottobre. In copertina c'è il Magnus Kilt. Cominciamo! Ieri è stata una serata incredibile, non ci credete? Date un'occhiata qui. Ah, che salto è stato! È incredibile! Sei riuscito a fare 2.40 adesso! Che volata! E fare 2.38, l'ultimo mile di una gara di siepi. Ed è un record del mondo! Questo è live ieri sera. E lo dicono anche le news. Ed è di nuovo record del mondo su 400 ostacoli. È sempre lei, Dalila Muhammad, 52.16, una gara sempre all'attacco. Ma Sydney McLaughlin è arrivata vicinissima, 52.23. È tornato Varshim nell'alto. Ad un anno dall'infortunio, 2.37 saltanti con una facilità disarmante. Per l'atleta del Qatar, la gioia di vincere un mondiale nella gara di casa. Jimbo Tamberi ottavo con 2.27. Il keniano Kipruto vince 3.000 siepi all'ultimo respiro, andando a riprendere con una volata sensazionale l'etiope Girma che in quel momento era in fuga. I due sono separati da appena un centesimo. Due record nazionali in pochi minuti per l'Italia della 4%. In finale ci va la squadra che non ti aspetti, la formazione femminile, grazie alla squalifica del Brasile. Niente da fare tra gli uomini, nonostante il grande lanciato di Filippo Tortu. Deve essere la seconda medaglia per l'Italia, invece i giudici gli rovinano la festa. Massimo Stano sconta 2 minuti di penalizzazione nella 20 km di marcia, retrocede fino al 14° posto. Da qualche giorno a questa parte questi campionati del mondo stanno prendendo il volo, soprattutto grazie alle donne, anche se non è che Barshim e Gardiner ieri abbiano scherzato. Ed è già sabato, si parte con l'ultima tornata di qualificazioni prima del gran finale di domani, ma pure stasera vedremo tante sfide per le medaglie, e addirittura 11 azzurri. Come al solito si comincia con dei turni preliminari, il primo gruppo del giavellotto uomini alle 3.30. Quando dici giavellotto pensi subito alla nazionale tedesca, negli ultimi anni hanno dominato, ma proprio in quest'ultima stagione hanno trovato pane per i loro denti. Avete idea di chi si tratta? Vi do un suggerimento, lo trovate in copertina. Magnus Kilt, estone, primo degli accrediti con 90.61. Ma qui troviamo l'altro atleta sopra i 90 metri stagione, il tedesco Vetter, e quella figura del keniano Yego, già campione del mondo del 2015. Alle 4.15 partono le qualificazioni dei 100 ostacoli, per l'Italia abbiamo lei. Luminosa Boiolo quest'anno ha avuto una continuità straordinaria. Sempre lì, sempre sotto i 13 secondi, a pochi centesimi dal record italiano. Avrà cannato forse una o due gare tra le decine fatte in stagione. Certo, la concorrenza è notevole, ma non a caso è tra le prime 15 della Starterlist. Dovrebbe passare senza troppi problemi al turno successivo e giocarsi le sue carte nella giornata di domani. Tra le favorite vedete le giamaicane Williams e Brown. Ma la Harrison è primatista del mondo, questo vorrà pur dire qualcosa, no? Ancora un po' d'Italia alle 4.50 con le qualificazioni del salto in lungo donne. Non fatevi troppe illusioni, Tania Vincenzino e Laura Strati sono proprio in fondo agli accrediti. E per questo è già bello che siano qua. Praticamente qualsiasi risultato utile non può che migliorare la situazione. Naturalmente c'è la dominatrice di stagione, la tedesca Malaika Mihambo. Ma guardate, anche Katherine Ibargüen. Stasera farà la finale del salto triplo. Può darsi che sarà costretta a scegliere tra una delle due. La seconda tornata dei giavellottisti e quindi anche Magnus Kilt la troviamo alle ore 5 in punto. Attenzione a Thomas Roller, che finora è stato molto sottotono. Dobbiamo aspettare fino alle 6.55 per vedere le batterie della 4x400 donne. Stati Uniti e Polonia sono di un'altra dimensione. Ma l'Italia è da finale, ma dobbiamo spingere al massimo fin da adesso. C'è ancora incertezza sul quartetto che schiererà la federazione. Proviamo a fare il toto formazione. Trevisan e Locudo hanno già corso nella 4x400 mista. A loro si potrebbero affiancare Follorunzo e Cibolu. E a quel punto rimarrebbero fuori come riserve Milani e Mungione. Anche se Marta Milani è sempre stata una donna chiave nella 4x400 azzurra. La prima finale inizia alle 7.05, il getto del peso maschile. Degli 8 atleti sopra i 22 metri stagione, 2 non sono presenti. Ed è già una piccola sorpresa. Purtroppo Leonardo Fabri è stato il primo degli esclusi. La Piani Alti prevede una sfida tra Walsh e Krause. Sono i due che hanno raccolto di più in carriera. E a quel punto Romani farebbe l'elemento di disturbo. Alle 7.25 la 4x4, ma maschile. Riparte il toto formazione per l'Italia. L'unico atleta veramente sicuro della presenza è Davide Re. Alle World Release di Yokohama era affiancato da Scotti, Tricca e Corsa. Ma in quel momento Matteo Galvani era infortunato. Con tutta probabilità entrerà lui.
e chi uscirà fuori tra gli altri? Non possiamo permetterci di lasciare Rea a riposo, la qualificazione sarà molto difficile. Allora penso che sarà un ballottaggio tra Michele Tricca e Daniele Corsa. La situazione è simile a quella femminile con la carta del rimontone finale di Davide che potrebbe spendersi come jolly. 7.35, finale del salto triplo donne. Come dicevo, l'organizzazione si è superata nel mettere le qualificazioni del salto in lungo nello stesso giorno, come se le due discipline non fossero collegate. Nessuna ancora ha saltato molto. Shania Carriquez si conferma la più forte della stagione, ma cosa farà la Rojas, capace di sfondare il muro dei 15 metri? E soprattutto la Barguen, che ha dominato negli scorsi anni. L'altra geniale accoppiata del calendario sono le finali dei 1500 e dei 5000 donne a distanza di mezz'ora. Per come la vedo io, la vittoria di Sifan Hassan è fuori discussione. Speriamo che prenda il largo da subito in cerca di un gran tempo, e dietro Laura Muir potrebbe vincere la gara delle altre. Sulla distanza lunga, anche se con meno facilità, dovrebbe imporsi Ellen Obiri. E dovrebbe essere una bella sorpresa, anche se non del tutto inaspettata, se sul podio ci finisse la Klosterhalfen. Le 9.05 sono l'ora della verità per la 4% donne. Incredibilmente c'è anche l'Italia. Dopo una stagione un po' difficile sono arrivate in gran forma qua e hanno fatto il colpaccio. Non so quanto sia facile ripetere i tempi di ieri, ma esserci è tanta roba. La Giamaica di Thompson e di Fraser Price sfida la Gran Bretagna di Dina Chesmith per la vittoria. 10 minuti dopo è la volta degli uomini. Come ormai da tradizione, l'Italia è fuori per 8 centesimi. Ed è un peccato. Sia perché abbiamo battuto la Giamaica, sia perché gli Stati Uniti non si sono dimostrati così imbattibili. Anzi, sono stati proprio loro ad entrare in finale al posto nostro. La Gran Bretagna è un quartetto solido e molto ben rodato, e continua a ripetere attenzione al Giappone. Si chiude con l'ultima gara su strada, alle 22.59 la maratona maschile. Non ci sarà né Kipchoge, né Kamburor, né Bekele. Strano. Forse perché l'ingaggio in grandi manifestazioni internazionali garanzia di notevoli prestazioni e attira di più di un campionato del mondo corso a mezzanotte in un clima rovente? Fatto sta che per Kenya ed Etiopia ci saranno le seconde linee, e nonostante questo sono comunque favoriti. Il più forte di quest'anno per l'Italia è Yassin Rashik, l'anno scorso bronzo agli Europei di Berlino. Anche se da un sacco di tempo che non gareggia Rio, lo vedo come un'incognita. Molto più esperto e in potenza corto il pisano Daniele Meucci, già nei primi 10 due anni fa, e campione europeo del 2014. Fanier quest'anno la 42 km non ha ancora corsa, concentrandosi sulle mezze maratone, cavandosela piuttosto bene. Nello stile italiano ci potrebbero essere delle gare di monta per tutte e tre, ma ci penserà il caldo a far saltare il banco. Come sempre sarà una corsa a eliminazione. Ed anche oggi vi ricordo che ogni giorno seguirò e commenterò parte delle gare con voi in live. Ci vediamo stasera dalle 7.50 alle 9.20. E se le cose vanno bene potremmo divertirci ancora per un po'. Finché non mi finisco nei giga. Ciao atleti, io sono in mezzo fondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.